Salve a tutti ragazzi e bentornati su House Builder. Come vi ho lasciato nell'ultimo episodio, adesso dobbiamo fare il pavimento e abbiamo visto che è questo l'attrezzo corretto. Però abbiamo un problema. Se io leggo quello che c'è scritto qui sopra, mi dice: le tavole si ottengono tagliando i tronchi dagli alberi. E fino a qua ci eravamo arrivati tutti. Taglia l'albero in pezzi della giusta lunghezza, sbarazzati della corteccia, trova una macchina per tagliare gli alberi, poi posiziona il tronco scortecciato sul banco di lavoro e avvia la macchina. Ora, la mia domanda è: questa misura è corretta? Grazie. Perfetto. Questa misura è corretta? Ne voglio prenderne una, ma me ne fa prendere due. Ce la metto qui. Ok, la misura sembra corretta. No, col Kaiser. 2 metri. 4,13. Ah, ma aspetta un attimo, sono tutte diverse. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,32. Ok, quindi il succo del discorso è: facciamo tante tavole da 2 metri. Giusto? Mostrami se sei 2 metri, tu sei 2 metri, perfetto. Ok, quindi adesso devo cercare quali sono quelle da 2 metri. Non questa, non questa, ma questa. Ok. Praticamente inizio già con un taglio. Ops. Vediamo se riesco a piazzarti da qualche parte. Tipo, c'è uno da 1,32 se non sbaglio prima. Era questo, giusto? Perfetto. Allora, vediamo un attimo come funziona la macchina. Macarena. Allora, qua probabilmente dovremmo essere un po' più precisi. Allora, facciamo 2 metri. Quindi non abbiamo ancora finito di disboscare tutta l'area circostante. Io spero che vada lo stesso, che mi prenda lo stesso delle tavole corrette, perché sennò siamo fregati. Beh, che abbiamo quelle da 1,32, quindi allora vediamo un attimo. Così, perfetto. Quante tavole vengono fuori? Spero almeno 2, 3. Dai, dammene 3. Vai, 1, 2. Ma che belle che cadono precise precise. 3. Poi addirittura 4. Che libidine. 4, giusto? 1, 2, 3, 4. Perfetto, 4. Vai. Ok. 1. Oh, che belle, tutte in ordine. 2. Beh, a questo punto intanto però potrei fare così. Finché sega qua, io vado avanti qua. Ops. Vabbè, fa lo stesso. 1,74, 1,95, 2. 1,99 va benissimo. Qua adesso mi sono mangiato fuori. Vaffanpifero. Ma no. Vabbè, io spero che queste riesco a farle come da 1,32. Spero. E altrimenti siamo fregati. Vai. Adesso finiamo di buttare su tutta sta roba. E poi andiamo a pavimentare. Devo dire che nonostante il lavoro così, mi piace molto questo gioco. Molto bene. Dimmi che adesso me lo attivi subito, così ne faccio un sacco. Sbabam, perfetto. Oro, oro, oro questa cosa. Adesso siamo ultra rapidi allora. Però aspetta un attimo, perché la ultra rapidità va bene, però non vorrei fare una cazzata. Potrei già averla fatta. 1 metro, 2 metri, 4, 2, 2, 2. Ok, da 2 metri ce ne sono abbastanza. Adesso vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Allora, andiamo a recuperare. Madonna, che salti. Allora, 1,32, no. 4, no. 2. 2,13. 2. 2,13. 2. 2,13. 2. 2. 2. 2.
4 è troppo corta. 2. 1. No, no. No, quelle da 1 non me le mangio fuori così. 1,32, 1,32. Avanti. 2 metri. 2,05. Mi sa che comunque abbiamo il gap del che avevamo sul legno, quindi diciamo che ci va anche di culo. Allora, prendiamo questo e lo buttiamo su. Prendiamo tutto, va là, ci mettiamo di meno. Che mi sa che comunque sia, ne abbiamo bisogno. Ok, anche perché dobbiamo farlo tutto, quindi Ok, nuova skill. Che cos'è la nuova skill? Macchina del taglio più velocemente. Perfetto, vai. Fallo avanti e indietro, no? Vediamo quanto ci mette adesso. Aspetta che la macchina finisca. Quanta fretta. Allora, mettiti qua. Non posso mollarla giù questo. Vedi, non mi sembra così veloce. Prendo da qualcosina in più, sì. Intanto mettiamo giù questo. 1, 2, 3. Ah, mi ha preso quello piccolo, me l'ha fatto grande come quello da 2 metri. Ah no, eccolo qua. Quello piccolino. Ok. E questo cos'è? 3 volte più tavole. Ok, adesso siamo fregati. Allora, iniziamo a vedere. Come faccio? Perché prima vedevo le misure, adesso non più? Perché probabilmente non ho più. Ok. Allora, 2, perfetto. E anche questa. Ok, devo tenere sempre come ultima cosa questo qui. Allora, quelle da 1, perfetto. Molto bene. Ok, dai, ci siamo. Ce n'è ancora. Ce n'è una piccolina. Ah, forse perché ho le due misure in mano, quindi. Troppo breve. Scusami, e quella piccolina che fine ha fatto? Non avevo una più piccola io? Boh, misteri. Così devo andare a occhio praticamente adesso. Perché mi ha cambiato questo. Ok, allora intanto finiamo di fare quelle da 2. Perché ho capito che ce ne sono un pacco da 4. Allora vai. L'unico problema che avremo adesso in realtà sarà che quelle da 2 diventeranno anche da 1. Dovremmo sfruttarla anche così, perché mi sa che ne abbiamo fatte troppe. Abbiamo disboscato troppo, abbiamo tagliato troppo. Ho tagliato troppo il da 2 metri. Però vabbè, dai. Vai. E fammi 7 tavole. Al massimo si taglierà. Perderemo un metro di legno. Guarda che. Anche se teoricamente potremo recuperarlo in realtà. Boh, vedremo. Ok, madonna quante tavole. L'unica cosa che mi preoccupa invece è quello da 4. Dai, questa è l'ultima, intanto andiamo su tutto. Non posso levarlo, sto già usando tutta la mia forza. Miercole! Allora, 2 metri. 2 metri. 2. 2. 2. 2. 2. Ok, dai. Forse non ne abbiamo fatte troppe, anzi. Questa da 4. Da 4, da 1, da 1. 2, 2, 2, 2, da 4, no. 2, 2, 2,05, perfetto. Adesso finiamo con queste. La potenza. Allora abbiamo ovviamente maledetto, mi ha spostato, mi ha cambiato il
troppo breve, che poi sarebbe troppo corta, non troppo breve. Allora, devo provare questo no. Ok, queste sono quelle lunghe. Niente, devo fare così. Oh, troppo breve. Così. Poi, quella è una sola. Così. Attenzione. Mi permette di ottenere 4 volte le tavole. Ok, allora adesso ne abbiamo 4 e 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metri addirittura. Una da 6 e una da 5. Ok. Allora, prendiamo l'albero, lo tagliamo. Abbiamo 3 tronchi, ricordiamoci. Dai. Come non me li ha scortecciati adesso? Ma brutto infame. Perché non me li ha scortecciati sto vigliacco? Lo far tutto io. Allora, abbiamo detto 1 da 6. Il problema è che di quello da 6 me ne verranno fuori 70 kg. Ne verranno almeno 4. Vabbè, e facciamo così. Ma mi ha preso l'altro tronco. Ma porca miseria. Bon, basta, chi se ne frega, ormai ho fatto tutto con queste praticamente. Ma zio Billy, giustamente anche nella seghi, ma porca miseria, mi ha fregato le tavole. Adesso fammi capire dove sono saltate fuori queste. Guarda qua. Speriamo che servano a qualcosa dopo. Cioè, zio Billy mi hai mangiato fuori. Ecco, una cosa brutta di questo gioco qui adesso che abbiamo notato è il puntamento. Guarda qua. Una, due. Porca miseria. Niente, devo per forza sfruttare questa e tagliela. Outstanding mica tanto. Adesso chissà dove me l'ha messa. Vabbè. Allora, adesso abbiamo i tronchi per i per le basi del soffitto. Allora, ovviamente non me le fa. Ah sì, me le fa misurare adesso. Ma sì, che stupido. 8,74 m, quindi sono alberi completi. Sì. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intanto alberi completi. 10 completi sono. Vediamo un po'. 1. 2. Tu non mi servi a niente. Tu porca miseria, devi andare. Vabbè, facciamo assi. Adesso mi sono perso, ne ho fatti, me ne servono 8, giusto? 1, 2 e 3. Per curiosità, questo quanto ha miso? Non posso vederlo, giusto? Stupido. 1, 2, 3. Perfetto. Non ne ho un altro in mano, vero? Ok. Quant'è la misura di questi? 5 e 16. Teoricamente con uno ne faccio 2. Vov. Cos'è? Vaso di bronzo.
Soldi? Sì, soldi. Ottimo, attenzione. Taglia. Uno, due. Vedi che me ne ha presi due invece che uno? No. Una skill, scusate. La macchina è ancora più veloce, ma probabilmente non mi serve più. Perfetto. Questo G, eccole qua dove sono le assi. Vieni qua. E riesco a prendere anche te da sotto? Sì. Perfetto. L'unica cosa che posso sperare è che mi faccia fare tutte le tegole. Allora forse ne usciamo in qualche maniera. Però mi dà tanto fastidio sta cosa. A parte che c'è ancora questo da fare. Ok, una. E vedete che me ne prende sempre uno di troppo. No, no, no. Questo non serve che salto. Questo non serve. Questo sì. Ok. Ah, questa parte del tetto è fatta. Adesso in teoria tu sei sempre 5 metri, giusto? 5 metri, 5,95, 6,26, 6,89. Allora facciamo così intanto. 1, 2, 3. Vediamo se riusciamo a sfruttare il fatto dell'errore. 1, 2, 3. Allora. Era 5, giusto? Facciamo così. Così. E 4, 0. No, mi sa che non riesco a sfruttarlo. E invece sì. Se riuscissi a sfruttare anche quello lì sopra. Perfetto. Allora. Fammi vedere quanto sei lungo però. 4,51, 4,37, non è troppo rischioso. Facciamolo a metà, vediamo se riusciamo a giocarcela bene. Così, 4,44, speriamo. Se no ho buttato via due, se no ho buttato via un albero. Uno e due, no, invece che culo. Abbiamo detto questo quant'è? 6,26, 6,26, 6,68, 6,89. Allora. Vediamo un po', sempre 4,44. Qua probabilmente ce la siamo rischiata un po' troppo. No, invece. Grande prova. Magico. Mitico. Allora, dai che ci siamo. Ultimo alberello. Che ultimo poi non sarà. E noi lo sappiamo bene. 1, 2, 3. 6,68. Abbiamo visto che 4 e qualcosa va più che bene. Quindi, sì, ma non rischiamo la sto giro. Facciamo 5. Facciamo così, va. Non andiamo a giocare col fuoco. E ovviamente mi ha preso quello sbagliato. Ecco come ho fatto a sbagliare prima. Bene, tutto tegole, ti prego, dimmi che sono tutte tegole. No, devo andare dentro. Ok. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 3, 3, 3. Perfetto, li taglio tutti a 4,44. Bene. Costruisci. Ma porca miseria. Ma. Non me lo fa mettere giù. Perché no? Sento rumori strani. Tipo di un puma. Allora, vediamo un attimo. Ah no, sono tavole! Porca miseria! Sono imbecillito, sono tavole, non sono...
non posso sollevare di più. Però mi sa che mi ha preso qualcosa che non doveva, vedi? No, questa va bene. Mi ha preso sempre una lunga che non deve. Ok. Perfetto. Great. E adesso qua sono bestemmie perché giustamente me lo taglia. Ecco, vedete, mi ha preso anche quella, di nuovo quella sbagliata. Però io spero di poter sfruttare. Ma scusami un attimo, fammela mettere giù adesso per vedere. No, la misura è quella corretta adesso. Ah, vabbè. Bene, adesso sei piccolina, vero? Sì. Ok. Ma che è sto rumore? Quindi tiene un po' di qua e un po' di qua. Beh, forse riesco a sfruttare tutto. Comunque, dai, che forse non tutto il male viene per nuocere. Allora, vediamo un po'. Niente, finita. Tu sei troppo piccola, non ce la farò mai a sfruttarti. E infatti. Ci ho sperato. Perché la motosega? Allora, fammi capire un attimo. Intanto abbiamo una volpe bloccata, un coso. Io questo non posso segarlo, vero? Non posso segarlo. E niente, prenderò questo e continuerò a tagliarmelo mille volte finché... Ecco, dai, taglia. Ok, sarebbe bello capire dove cavolo è finito adesso, però. Ok, una è qua e l'altra qua. Ok, e adesso ti rimetto qua e ti rimetto qua. You did it! Perfetto, dai che ci siamo. Adesso misure, perché ovviamente 3 e 34. Io che cosa ho qua? 600 milioni di chilometri. Quanto è fastidiosa questa cosa. Ma nel frattempo facciamo così. Allora, taglia, taglia, taglia tu. Prendi e taglia. Finito? Perfetto. Adesso andiamo a recuperare tutto quello che c'è fuori. Voilà. Prendi. Perfetto. Più queste. Dai che ce la facciamo. Senza buttare via niente. Bene. Via così adesso. Inizia a piacermi sta casettina, vi avviso. Così. Ok, zio Billy. Ok, so che non dovrei costruirla da dentro, ma mi riesce più comoda. E adesso qua saranno troppo corte, vero? Oddio, non capisco più come sono fatte. No, è che ci siamo. No, ok, ho finito. Ah, 1, 2, 3. Devo solo capire un attimo una cosa. Come cavolo è fatto sto tetto? Perché a un certo punto non ci ho capito più niente. Ok, allora. Finiamo questo tetto qua intanto. Ok. Ah, tu mi dici che sono 3 e 35. Sono tutte 3 e 35 ovviamente, sì, più o meno, dai, ci siamo. 3 e 43, quindi 3 e 30 su tutte. Tutte da 3.30. Perfetto. Ovviamente non riuscirò mai a fare da 3.30. 3.27. Perché qua siamo già fuori. Per riuscire a sfruttarlo così. Sperando che mi faccia abbastanza. Cioè che vada bene comunque la lunghezza. È sempre un rischio questo.
Forse questo è il primo video che riesco a fare senza tagli. Sarebbe oro. Ma non ci spero. Anche perché siamo soltanto al 60%. Quindi mi sa che sarà ancora molto lunga la cosa. Di almeno un 40%. Manca tutto il patio qua davanti. Quindi 50 episodi per fare la casa del trapper in Russia. Allora, andiamo avanti. Intanto. No, no, cosa ho fatto? Allora, finché lui taglia, io vado avanti qua. Allora, de novo. Hop, hop e hop. Da questo lato qua abbiamo ancora questo da finire. E questa. Ok, poi facciamo 1, 2. Plip, plip. Perfetto. Oh, guarda qua. Questa è incastrata per bene proprio. Ok, riesco a prendere anche questo. Bene, nel frattempo. Cosa che è un tronco? Ok. Allora, nel frattempo andiamo avanti qui. Accidenti, com'è incastrata questa. Bella, ma incasinata. Allora, che ti prendo da qui? Come faccio a costruirti? Così. Così, così. Mamma mia. Ok. Ha tagliato qualcosa. Ah, non ce la faccio. Allora, mi tocca usare la scala. Oh, magari tu puoi servire. Vieni con me. Allora, qua non è caduto niente. Dov'è che è caduto quel pezzetto che ho visto? Un pezzetto deve essere caduto qua da qualche parte, eh. Visto? Che sei servito anche tu, piccolo pezzettino. Ah, guarda qua. Io che cercavo le assi. Ma no! Ma porca miseria, ma sono così lunghe. Ok, lo aspetto adesso a metterlo su, perché sennò troppo breve. Adesso va bene questa. Ok. Però teoricamente c'è qualche avanzo da qualche parte che è caduto giù. Eccolo qua. 1, 2. Un altro avanzo. Niente, niente, niente. Ok. Prendiamo un po' di tavole. Via, via, via. Perfetto, tutte. Ok, adesso vediamo di finire. Hopla. Hopla, ho detto. Troppo breve. Troppo breve. Ora ti lancio. Non dimmi che sono tutti troppo brevi. No, ok. Ok. Ops, troppo breve questa, sì. Questa è brevilinea. Non farti prendere dal panico, però. Ok, troppo breve. Beh, queste le useremo sicuramente per qualcosa. Mettetevi qua. Ok. Oh, guarda là sotto cosa c'è. Non riuscirò mai a prenderla, vero? Non ce la farò mai, 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 mai. Basta, è persa. Marcirà e crescerà un albero. Allora, misura 4 metri. 4 metri, quindi devo tagliare a metà l'albero. Ne prendo solo uno in questo caso. Vai. Forza, forza, forza. Butto giù tavole. 1, 2, 3, 4. Vai. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Queste bastano. Se non ho fatto male i conti prima. Via, 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 via. Perfetto. No, forse no. 1, 2, 3. Ah, dannazione. Se arriva ancora una. E ne prende 50. Schiaccio per una, ne prende altre 50. 1, 2, 3, 4. 2 me ne servono adesso. È 2 di numero. Quindi
una e due. Perfetto. Una e due. Outstanding. Great. Perfetto. Ok. Gli scuri. Molto bene. Noi siamo abituati a fare queste cose qua da House Flipper, quindi andiamo via come dei caccia. Ok, molto bella la texture delle finestre. Ok. E adesso... Olla! Allora, fammi vedere se posso usare voi. Hai visto? Che non mi servono un cazzo queste lunghe un chilometro. Mi serve una qua, e sperando che se questo me la sega, me la taglia da una parte e dall'altra, riesco a sfruttarlo. Ma sì, dai. Hop e hop. Abbiamo questa e questa. In quanto siete lunghe? 1,9. Quindi 2, 4, 6. Ti seguo a metà. Fatta. Una. Dovrebbe bastare. Ups, mi sa che ho fatto una cagata. Non ho visto questo dietro. Sì, mi sa che ho fatto una cagata a tagliarlo. Stavo andando così bene, senza scarti, senza niente, e invece adesso mi tocca tagliare un albero completo per una cavolo di unica asse che non userò mai più poi. Vabbè, o al massimo faccio fai legna, non sta a preoccuparti. Allora, era 4 metri quello di prima, quindi sarà qua così. Vai. Tutta sta fatica per un'asse unica, eh? Impressive. Impressive. Avevo buttato giù tutto qua anche, perfetto. Bene. Allora abbiamo questo che sicuramente posso sfruttare. Molto bene. Poi abbiamo fatto da 2 metri, quindi posso sfruttarlo così in teoria. 2,50, ma sì. No. Zio Billy. Così e così. Perfetto. Adesso 2 metri. No, in realtà non sono 2 metri, vero? In realtà sono 2,34 metri, quindi 2 metri va più che bene. Vai. 1,70, 1,17. Quindi... questo. Ho fatto un po' troppi tagli, questo probabilmente crollerà. E adesso questo lo dividiamo in due. No. Col cavolo. Questo lo dividiamo in due. Uno e due. Congratulations. Congratulations. Guarda le assi. Riusciremo a sfruttare queste? Troppo breve. E quando mai sfrutteremo queste? Sicuramente sì. You got it. Yeah, you got it. Ok, adesso vediamo se riusciamo a sfruttare tutto. Ok, adesso devo per forza usare queste. Taglia. Ah no, a posto così. Perfetto.
bravo, te piccolino, proprio giusto giusto, sei fatto apposta. Allora, questo episodio non ha tagli, quindi probabilmente sarà un po' più lungo, ma voglio finirla sta casetta, a meno che non finisca adesso di botto con un 100%, come l'ho detto, perfetto. Molto bene, allora potete vedere quanto è durato il lavoro, 1 ora e 50, praticamente 2 ore di gioco, però diciamo che ne valsa la pena, è proprio una bella casettina, ma soprattutto senza tagli, senza niente, siamo riusciti a fare l'ultima parte in 35 minuti scarsi. Bene, adesso continuiamo, ci anticipiamo magari un attimo qual è la prossima. Oh, casa giapponese, Daniela-san. Molto bene, livello medio, quindi qua ci sarà da sgobbare, saranno bestemmie. Prima cosa, seconda cosa, sarà lungo, 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 preparatevi a un sacco di tagli. Sì, comunque sembra che sia una casetta in riva al lago, circondata dai ciliegi. Probabilmente ci sarà da mettere la cera e togliere la cera, ma non è questo il momento, perché direi che per questo episodio noi ci fermiamo qui. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo episodio, e se vi capita passate a farmi un saluto su Twitch. Buon game a tutti ragazzi!